Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante una festa in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 20 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse, lo incontravo per la prima volta, ma ad un certo punto della serata mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Anche tu sei amico di Lara? Sì, i miei e i suoi si conoscono da un sacco. Tu invece l'hai conosciuta a filosofia? Sì, sì, ci conosciamo ormai da un anno. Te lo devo proprio dire, però. Il tuo vestito è davvero bello. Dove l'hai trovato? Oh, grazie. In realtà questo me lo sono fatto uscire un mese fa. Da un tipo veramente strano. L'ho conosciuto sul tram. Però è stato bravo. E chi è? Quasi nessuno conosce. Però è un gran maestro, lavora solo per pochi iniziati, diciamo. Ah, e come potrei... Oh, prova pure, si chiama Alfonso Porticella e abita in via Ferrara 17, mi sembra. Ah, grazie. Ma, ecco, sarà carissimo, immagino. Immagino di sì, ma giuro che non lo so, sai, non mi ha ancora inviato un conto, mi sembrerà strano, ma è così. Ah, sì? Incredibile, no? Ce l'ha. Alfonso Porticella, via Ferrara 17, quindi. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, come quella di tanti altri sarti, era l'abitazione di Alfonso Porticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un uomo coi capelli neri, però sicuramente tinti. La mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Nino, certamente lo ricordo. Caspita, che memoria. Semplicemente ricordo tutti i miei lavori. Cerco sempre di fare del mio meglio. Giustamente. Una giacca che non passa inosservata. Era una festa e lui mi ha detto... Sì, sì, lo so. Come lo sa? No, dico, immagino che una giacca del genere si possa indossare solo a una festa. O sbaglio? Sì, certo. Allora, mi conferma? Che cosa? No, dico, il vestito. Mi conferma un pettinato grigio. Ah, sì, ecco, senta. Sì? Dico, per pagare. Pago alla consegna, pago adesso. No, non c'è fretta. Potremo sempre metterci d'accordo. Ah, grazie. Come preferisce. Allora, mi dirà lei? Certamente, non si preoccupi. Le manderò la giacca fra una ventina di giorni. Poi, per il pagamento, si vedrà. Sulle prime. Eppure più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che l'uomo aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e mellifici sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una ventina di giorni mi fu recapitato.
Lo provai, per qualche secondo, dinanzi allo specchio. Era un capolavoro. Ma, non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole uomo, non avevo alcuna voglia di indossarlo. E passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile. Quando ebbi infilato l'abito, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca sinistra della giacca io non metto niente, le carte le tengo nella tasca destra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore, mentre facevo una passeggiata, infilando casualmente la mano nella tasca sinistra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No, era un biglietto da 100 euro. Controllai se fosse falsa. La guardai in controluce. La misi a confronto con un'altra banconota che avevo nel portafoglio. No, più vera di così non poteva essere. Restai interdetto. Io certo non ce l'avevo messa. Tornai quindi a casa per far luce sull'avvenimento.